realizzare dei disegni particolari. A questo punto io faccio ok, mi trovo una finestra. Siete arrivati a questo? Cominciamo a vedere la prima cosa. La matita, il pennello, il cancellino, aerografo e stilo sono i primi strumenti che noi ci troveremo a dover utilizzare. La matita, il pennello, il cancellino, aerografo e ultimo, no, non sopra, questo è lo stilo. Faccio stilo. La boccetta è quello proprio della stilografica. Ah, la boccetta di inchiostro. La boccetta di inchiostro. Come tutti i programmi hanno praticamente il disegnino che dovrebbe rispecchiare quello che fa quell'oggetto. Quindi, prendiamo la prima cosa con la nostra matita e faccio una prima linea. Ho fatto un primo disegno, ho iniziato il mio disegno. Una cosa particolare che vediamo, io in questo momento ho selezionato il colore nero. Se io premo qua, automaticamente, lo vedete, mi si apre una maschera nel quale io ho la possibilità di vedere il colore precedentemente selezionato, l'attuale, oppure di poter scegliere, in questo caso un gradiente, oppure scegliere altri colori. Vedete, prendiamo per esempio blu. Se voglio il blu scelgo in quel punto là e poi a secondo della mia volontà posso scegliere il gradiente. Altra soluzione per esempio è anche premere il pulsante qua, dove io posso giocare muovendomi un attimino con questa barretta. Provo a girarla, vedo un attimino che succede. Vedete i colori che cambiano? Sono sempre i colori che ci sono nell'altro. Sono sempre i colori che sono messi un po' in maniera diversa, in visualizzazioni diverse. E il bianco e il nero si aggiungono solo sul blu o che c'è quel triangolo in mezzo che ha sia bianco che nero? Questo triangolo in mezzo. No, se io provo a cliccare dentro, prova. Vedete che mi diminuisce un po' la profondità del colore che io sto utilizzando. Ah, vale per tutti? Vale. Qua è il colore standard, posso andare sul più chiaro, posso andare un po' più sul nero, alla fine diventa nero. Okay. Quindi io posso giocare sul colore, eccetera. Un attimino sono una maniera di visualizzarlo in maniera diversa per poter utilizzare il colore. Una cosa che viene interessante è il fatto che abbiamo una notazione che è il codice del colore. Sì, cosa posso fare? No. Ecco. Prendiamo questo così non devo andare sullo schermo ogni volta. Vedete? Questo codice è il codice del colore che io ho selezionato. Modificando quel colore, per esempio quel codice, mettendo tutto FF, metti questo codice FF 0000. Okay. Mi dia. Vedete che in automatico ho messo il rosso. Ogni colore ha una combinazione di questo numero. Quando voi andate, per esempio, adesso posso anche esagerare un attimino, state creando un sito internet, volete dare un colore particolare, di solito dovete dare questo codice. Io per esempio uso moltissimo, se devo stabilire un colore di qualsiasi cosa, usare GIMP, vado a vedere il colore e il codice senza doverlo imparare tutti a memoria. Alcuni per carità li sono anche a memoria, ma sono quelli standard. Bianco, nero, rosso. Bianco, nero, rosso, blu, eccetera. Però se devo andare a prendermi delle gradazioni senza dover diventare matto a far prove, in questa maniera io andando su questo sistema sono in grado un attimino di trovarlo subito. Premo ok, io in questo momento ho selezionato il mio colore rosso, quindi faccio la mia linea di color rosso. L'H è sempre scolpito. Vale? Se si clicca il colore, sì. E qui mentre c'è l'H è sempre scolpito. Questa è la parte qua? Sì. Sono le gradazioni un po' più di tonalità.
RGB dovrebbe H. No, premia lì. Sono le varie tonalità. Cioè, tonalità, strutturazione e valore. Cosa? Tonalità, strutturazione e valore. Esatto. No, prendi la padrona. O cambi i due valori. Fai, non so, invece di 100, metti 50, eccetera. Questo mi cambia, vedete? Muovendo quello, io automaticamente scelgo il ciclo di colore. Poi quelli sotto, ad esempio sotto, vedete che mi cambia la tonalità, la gradazione, vado su mia. Invece che andare per esempio qua col mouse direttamente, io lo faccio gestendo una rolla. È più preciso, diciamo, col mouse magari? Sì, diciamo di sì, è più preciso, per carità. È un po' più lento nel fare la scelta. No, perché si lascia mai col mouse, magari con qua si può spostare leggermente. Posso un attimino definirlo e un po' più bloccarci sopra. Siamo? Ok. A questo punto io posso creare le mie linee, i miei disegni a mano libera, eccetera. Allora, se io vado a prendere, per esempio, il pulsantino questo, lo vedete? Mi si apre una stessa cosa che c'è da quest'altra parte, lo vedete? Questa è uguale a questa. Quindi ho la possibilità di scegliere o da qua oppure andando direttamente qua. Qua io mi permetto, per esempio, di poter scegliere il tipo di pennello. Va bene questo. Osservate cosa succede. Vedete che la linea è molto più grossa. Ho la possibilità di allargarla ancora di più. Quello che io ho fatto in questo momento, ho fatto qualcosa, io ho la possibilità di tornare sempre indietro facendo modifica, annulla, okay. Vedete che tolgo gli ultimi fatti. Va bene. Poniamo a caso di rimetterlo a 1. Basta che vai qua. Prendi uno, scrivi 1. Ho preso praticamente il pennello della stessa grandezza di quelli che c'erano prima. Vedete? Ma questo annulla la dita. Annulla l'ultima operazione. Lui è in grado di tornare indietro. Lui, ogni volta che io faccio qualsiasi operazione, faccio un disegno, faccio un grafico, faccio qualsiasi cosa, lui è in grado di tornare un attimino indietro dell'ultima operazione, sempre l'ultima. Sì, posso arrivare proprio all'inizio, a meno che io non salvo più del progetto. Il progetto, parlo del mio disegno, ho iniziato il mio disegno, l'ho disegnato, lo chiudo, quando lo riapro lui non si ricorderà tutte le azioni che io ho fatto, si presenterà l'ultimo disegno che io ho fatto e che ho salvato. Però da quel momento io posso arrivare a modificarlo, mi accorgo di aver sbagliato tutto, posso sempre tornare indietro fino al punto dove mi va bene riniziare e continuare a disegnare. Tante volte cosa succede? Vado a modificare un'immagine, voglio provarla, provo a fare tutte le trasformazioni che voglio, mi accorgo che sto facendo qualcosa che non mi piace, ritorno indietro alla situazione prima. Per carità, la situazione principale è chiudo il programma, non salvo l'immagine, ritorno alla prima immagine, ma poniamo il caso che ho fatto il 50% del lavoro che mi andava bene e dal 50% ho sbagliato, posso ritornare a ritornare alla posizione del 50%. Lo vedete? Se io invece gioco su quella che è l'opacità, proviamo a mettere 40, osservate il disegno come viene fuori. Non è più un bel rosso fuoco, ma diventa un pochino più chiaro. Provateli un attimo. Lo trovo l'opacità. L'opacità lo trovo proprio sopra al pennello. Ah, sì, spero. Okay. Sì? Opacità sarebbe trasparenza? Non è trasparenza,
Sì, forse possiamo definirlo trasparente. È più chiaro nel senso è più chiaro, è meno fuoco, quindi dà meno potenza e io posso per esempio proviamo a passarlo sopra questa linea rossa. Vedi che non mi va sopra quella linea rossa. Se vado su quello nero, per esempio, va un pochino sopra, però effettivamente non è, vedo sempre che c'è un qualcosa sotto. Cioè è più forte il mio rosso che un po' viene più seccato insieme al nero in questo caso. Vedete? La linea sotto c'è, la vedo che c'era, però in questo momento ci ho sovrascritto con un colore. Se invece vado al 100%, passo la linea rossa, vedete che l'ho proprio. Non vedo che c'era un disegno sotto, in teoria potrei coprire completamente quel disegno con un altro disegno. Mentre l'opacità mi fa vedere che c'è qualcosa sotto, però non è che evidenzia quel di che colore era sotto, cosa c'era sotto. Un'altra cosa che io posso andare a toccare è sulla dinamica del pennello. Qua, la faccettina. Dove io posso toccare, per esempio, l'opacità, la dimensione, il colore, a seconda della... dei pulsanti. Se volete provare un attimino a giocarci, un attimino, vedete un attimino cosa potete fare. Abbiamo più il problema delle visualizzazioni grafiche. Cioè? Il pannello non riesco a vedere tutto. Lo provo anche a arrivare al schermo. Ma... Cioè? Questo va a no, questo lì, dopo me qua, non ti riesci a sentire altri, no? Allora cerco di spiegare qual era il problema. Il problema era che il suo pannello in questo momento che aveva questo pannello andava oltre all'immagine che c'era sul desktop, quindi non so, arrivava sotto. Il vantaggio di utilizzare delle finestre mi permette di poter allargare, diminuire, vedete? La finestra come di solito mi viene proposta, io la posso anche, siccome ho uno schermo grande in questo caso, posso utilizzarla più lunga, meno lunga, eccetera, quindi posso anche allargarla, posso farla più piccola. L'avvantaggio dell'utilizzare finestre indipendente sta nel fatto che io potrei decidere che il disegno mi sta sotto e i pennelli stanno sopra, indifferente che siano al lato o no, da tutte le parti. Ok? Il vantaggio è che io posso, per esempio, mi va bene chiudere la finestra a livelli, la chiudo. No, per cambiare, cioè io ho il disegno che fa sotto, i pennelli sopra. Posso spostarli, posso anche abbassarli completamente. Posso portare il disegno davanti. Ci sono dei trucchi dopo che li vediamo un attimino, per portare direttamente solo il disegno davanti. Di solito vengono usati per cercare di averli tutti e tre sullo stesso video, o come dicevamo prima, sposti il disegno sul secondo video e utilizzo i pannelli sul primo video.